Case Porto è la marina principale del territorio comunale. Già presente nei documenti del 1300, il porto tricasino è costituito da un'insenatura naturale, dove al suo interno sfociano diverse sorgenti d'acqua. Nel corso del Novecento, l'area portuale è stata ampliata ed oggi è ravvivata dalle imbarcazioni dei turisti stranieri, dai pescatori locali e dalle associazioni. Tra le attività più suggestive, l'associazione Magna Grecia Mare ha riportato a nuova vita un caicco antico di 100 anni, allo scopo di valorizzare la marineria tradizionale e recuperare l'antico uso della vela latina. Come nel passato, ancora oggi i pescatori tricasini si dedicano alle loro attività produttive, offrendo tra l'altro diversi servizi di accoglienza innovativi legati all'ittiturismo, all'escursione in grotta e alla cucina tipica casereccia. Spostandoci invece sotto le pendici del promontorio Calino, si raggiunge Marina Serra. Il panorama è dominato dall'antica Torre Palane, fortezza costiera realizzata nel 500 per difendere il territorio dagli attacchi nemici provenienti dal mare. Torre Palane comunicava a sud con Torre Nasparo, del comune di Tigiano, e a nord con l'ormai scomparsa Torre del Porto di Tricase, abbattuta dalla flotta britannica nei primi anni dell'Ottocento. Particolare è la piscina dei monaci, un'insenatura artificiale ricavata per i bagni dei frati domenicani del convento tricasino e ampliata nel Novecento. Località dal paesaggio ameno, la marina richiama tantissimi villeggianti e turisti nel periodo estivo. Nei mesi caldi, alle prime luci dell'alba, dalla costa di Marina Serra è facile scorgere diversi branchi di delfini, intenti a solcare con eleganza le acque blu del canale d'Otranto. Questa serie di caratteristiche della Marina di Tricase permette ai visitatori di godere di uno splendido panorama, assaporando il profumo della salsedine mentre si è immersi tra la vegetazione della scogliera e il blu del mare cristallino.